dai Fuzzi Arzignano, Caos Mantova. Anche stasera tre punti importantissimi per la lotta a salvezza. Disqualifica. Ecco il via di una sfida con due formazioni. Spazio per affondare il colpo dalle parti di Pozzi, ci prova adesso, tanto la spinta qui e arriva il fallo. Parrella pronto sul punto di battuta, il capitano la muove per Parrella, il tiro e la risposta di Pozzi da casa. Tutto live, la Serie A, intanto Morillo, l'ultimo tocco di ricordi. A farsi un giretto a vedere la Coppa Libertadores del futsal sudamericano. Attenzione intanto, il gol del Mantova con Bueno sotto il set. Dunque Mantova che trova il vantaggio al minuto 7.59. Si continua a giocare, giusta la decisione dell'arbitro, quindi intanto Molaro e ricordi. Se ricordo male, lo scorso anno giocava con il peso, dunque lui taglia in carica, è andato Parel, raddoppio del Mantova, ma qui sembrava più il coltello sul burro fuso, il colpo di testa, non mi ricordo di chi, poi per Parel che in corsa la mette alle spalle di Pozzi. 4 secondi di tempo, rilancio comodo verso Amoroso, di testa per Marzio, che la alza altissima. Aspettiamo il fischio, in questo momento altri 20 minuti. Morillo va sulla corsia di fondo, fermato, riparte allora il Mantova con Dimash per Cabeça, il tiro in mezzo al piede di Pozzi che salva l'Arzignano. Formazione guidata in panchina da Giovanni Luongo, in tribuna costretto anche lui dell'Amoroso. Amoroso! Con l'aiuto anche di una deviazione riapre la partita il bomber Amoroso al minuto 4 e 20 secondi, dunque Arzignano che torna in gara. Ospite di Guidi, anzi Gabriel, il palo. Chiama di guida, ecco, Amoroso il tunnel verso Morillo, fermato da uno spettacolare Parrella. È entrato in campo in questo finale di partita, Parrell va via, alzatevi in piedi perché questo è un gol spettacolare, Parrella fa tris e allora poi a fine partita. E applausi intanto del pubblico, ma applausi grandi per il Mantova che strappa l'intera posta in paglia, tre gol come tre punti che si porta a casa.